È partito. Amici, siamo qua alla Diamond. Ciao con il mitico Dino Brentali, Ciao a vocal tutti. coach di fama internazionale. Vabbè, però dai. È la verità, è la verità. Siamo. E oggi proviamo una piccola lezione. Dino, per favore, introduci l'argomento. Allora, oggi, siccome chiaramente Manuel non lavoriamo insieme, nel senso di, cioè, lavoriamo insieme, Sì, ma ma no, sì, ma non in quel senso. no, non studiamo, non sta studiando canto, per lui è una prima lezione, no? Ogni tanto facciamo qualcosina così, è una prima lezione. Però cerchiamo di fare una prima lezione seria, come andrebbe fatta poi su un allievo comunque nuovo che arriva alla Diamond. Ecco, simuliamo questa situazione. Io posso farlo contento facendo tre o quattro suoni in basso, migliorare la voce e quello va bene. Però per aiutare realmente uno studente occorre scoprire la voce che non, la risonanza che non conosce, vale a dire la voce di testa, perché Manuel quando lavora, quando parla con me, usiamo sempre la voce grave, la voce di petto, la voce comoda. Per aiutarti a costruire l'equilibrio, ho bisogno di andare nelle note più di testa acute, devi iniziare a scoprire questo registro, queste risonanze, per poi mischiarle insieme e avere un suono uniforme, un suono unico, che chiaramente questo si ottiene col lavoro, col tempo, Certo. però sì, uno step alla volta, anche se ci sono le voci un po' separate, la voce non è ben legata, non importa, ma bisogna andare a scoprire ciò che sta sopra, ok? Allora, Perfetto. ci proviamo, Questo è il modo facciamo. di Questo è il lavorare, modo di lavorare ovviamente. serio per costruire la voce. Se Perché? no, possiamo fare partire dal basso, si può anche fare, si può anche fare, poi dipende dalla situazione, dipende dall'allievo, Certo, però però la zona di comfort è lì è lì e dobbiamo uscirci un e dobbiamo pochettino. uscirci. Adesso chiaramente non faremo dei suoni bellissimi, ma faremo dei suoni che cominciano ad aiutarti a scoprire ciò che tu non conosci. È Certo, questa cosa qua. io mi Ok. sacrifico per loro. Ok, allora fai da cavia, giustamente. Allora, primo esercizio è FU e facciamo due ottave di estensione, quindi cerchiamo di partire dalla voce di testa, dalla voce acuta. Devi iniziare a scoprire questo feeling simile al falsetto, possiamo anche chiamarlo falsetto perché vabbè, a seconda di quanto chiudi poi le corde vocali, ma non stiamo qua adesso a Nei entrare. tecnicismi. Ecco, iniziamo a parlare di voce dolce, voce di testa, falsetto è uguale, fa niente. Però di scoprire la parte acuta, chiaramente per scoprire la parte acuta utilizzeremo un suono dolce, non un attacco, una chiusura delle corde vocali consistente, perché è impossibile al momento fare delle note acute consistenti. Allora, FU, quindi facciamo proviamo. Bravo, cerca di non spingere troppo e di andare più morbido che puoi nell'acuto. Come tu pensa al falsetto che ti aiuta, perché la nota è molto molto alta. Queste sono note. Sicuramente per È me strana, è difficile, è perché complicato. è complicato perché non sei abituato. Tu stai sempre qui. Ciao Manuel, come stai? Siamo sempre qua, non siamo. Ma ti Assolutamente. devi abituare ad andare lì per poi avere tante note. Questo Perché la equilibrio voce di poi. petto e la voce di testa ce l'hanno tutti, non è una cosa mia, una cosa tua, ma ce l'hanno tutti, solo che va scoperta, vanno scoperte le due Sviluppata. risonanze e poi piano piano legate. Ok, ancora. Bravissimo, non è assolutamente scontato quello che stai facendo. Ci sono persone che all'inizio non riescono neanche a fare questo, quindi tanta roba, dopo diventerà intonato sempre meglio, più bello, più Sì. legato, tutto quello che vuoi. Ultimo. Esatto. Adesso proviamo a fare, vediamo un altro esercizio col V, proviamo la stessa cosa, chiude un pochettino di più Di le più. corde, le attiva un attimino di più perché la F è aria, attivi il suono con la Molta aria. U, invece Con la con la V. V attivi un filo di più le corde vocali, ma non in maniera eccessiva. Bravo. Vu 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 vu
che, che c'è differenza tra le note acute e le note di petto. Sì, sì, però, sì, sì, tanta. Però anche. Praticandolo, piano piano si va a smussare e tu inizi ad avere un suono unico, perché la parte acuta diventerà un pochettino più attiva, mm-hmm, e la parte in basso diventerà un pochettino più fluida e morbida. Allora non avrai troppo falsetto sopra e troppa violenza sotto, ma diventerà più uniforme. Sai cosa noto? Dimmi. A metà dell'esercizio è la cosa più difficile. Esatto. Però, cioè, quando passo dal sopra al sotto, noto proprio. Bravissimo, hai detto una cosa assolutamente interessante, perché all'inizio il primo passaggio di registro è la cosa più difficile in assoluto. E lì sento proprio. Perché è la terra di nessuno, ok? Però il problema è questo: se io ti faccio vocalizzare e tengo la tua voce adesso nella zona del passaggio, del primo passaggio, ti diventa molto molto difficile stare coordinato, perché tenderai o a spingere troppo, oppure a lasciare andare troppo nel falsetto. Invece piano piano diventerà legato. Allora, la strategia che si utilizza è quella di non rimanere in mezzo, ma di andare molto in basso e molto in alto, anche se in mezzo sarà la parte dove senti di più la rottura all'inizio delle tue risonanze. Poi piano piano chiaramente si lavora anche in mezzo, certo, e si mette a posto. Perché si fa questo lavoro, Manuel? Perché se tu non sviluppi però quella sensazione di risonanza alta, quando sarai qua in mezzo tenderai sempre a lottare per trattenere. Sì. Invece se tu sviluppi quello, quando sarai qua avrai un po' tutte e due le cose, cioè avrai la capacità di lasciare andare un pochettino, ma anche nello stesso tempo quella cosa di rimanere un po' collegato. Questo è. Proviamo un'ultima cosa a fare dal basso verso l'alto, però sempre facendo tante note, sempre andando molto in alto, eh? Ok, riprendiamo l'esercizio. FU 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 fu. Bravo, pronuncia bene fu, non troppo f. Fu 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 fu. Bravissimo. Fu 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 fu. Però questo. Sento già un'altra differenza. Era un po' meglio, no? Sì, 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 sento differenza. Poi soprattutto dopo che mi hai detto pronuncia meglio fu. Sì, perché mi ero accorto che ero un po', dopo che me l'hai detto, che ero un pochettino. Perché se parti F, sì, la laringe è già alta, guarda, se io faccio. Che spingeva proprio. Se io faccio, guarda, F, e lì diventa difficile, però la parola è fu. Quindi, tant'è che la verità sta sempre nella parola. Quando noi crediamo a volte di pronunciare bene, ma in realtà. Qua sto facendo sforzo. Se la laringe sta giù, è facile andare tutto più liscio nelle note acute. Però già lì eri molto più legato e molto più fluido. 3 minuti di lavoro. Però questo all'inizio non è l'estetica del suono che conta, l'intonazione non importa se qualcosa sfugge, quella si aggiusta dopo, si aggiusta dopo tutte quelle cose, lo dico perché se no ma non è perfetto, lo so, però lo so anch'io ragazzi. Cioè. Però questo proprio è un primo step per andare a costruire ciò che tutti hanno, certo, le due risonanze, per poi mischiarle insieme e avere una voce unica. Dopo, da lì si parte per altre cose, certo, lo stile più aggressivo, più morbido. Fa parte del percorso, fa parte del ovviamente. Percorso ci sono mille cose, però fondamentale è costruire questo atteggiamento qua, assolutamente. Okay. Chiarissimo. Grande Manuel. Grazie Dino. Grazie come Dino. Sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
Non mi dire che si è scollegato. Non mi dire. Lì era Ah andata. no.